Altri nostri colleghi abbiamo deciso di espatriare alla ricerca di nuovi stimoli, alla ricerca di nuove energie, nuovi spazi, nuova sensibilità. Siamo testimonial del progetto Save the Beauty. Ti abbiamo aderito con entusiasmo perché in un momento così difficile per l'Italia, in cui la cultura sembra affogare nelle sabbie mobili, brancola letteralmente al buio, è importante che ci siano segnali di voglia di reagire. Ed è importante che questa iniziativa sia partita proprio da Taranto, una città che da sempre ha dovuto affrontare problemi, soprattutto legati all'Ilva e ai danni che ha combinato. Io sono tarantino e sono quasi 20 anni che sono andato via dalla mia città, però è rimasto un legame sempre molto forte ed è probabilmente per questo che ho scelto una materia così forte come l'argilla cruda crepata, sul quale su questo supporto io dipingo parti di corpo in tensione o parti di scheletro a rappresentare non solo il ritratto inteso come il viso, ma di tutto il corpo. Quindi è importante il fatto di utilizzare queste crepature naturali dell'argilla, che rappresentano le crepature naturali anche della vita dell'uomo, dello spirito. E il fatto di rappresentare le ossa è strettamente legato alla materia stessa, proprio per rappresentare non un inutile passaggio terreno di ognuno di noi. Io al contrario indago con la serie Drawmind, disegni mentali, gli sculpture mind, sculture mentali, ciò che non è immediatamente comprensibile. Indago il pensiero, l'idea, dipingo il concetto. Liberato da tutte le strutture e infrastrutture, il pensiero prima che sia parola, un punto originario da cui si è partiti, da cui ci si è allontanati. I Drawmind sono una sorta di limbo dove le cose non sono ancora complicate, etichettate, chiuse in categorie, non hanno ancora nome e forma, ma c'è possibilità di cognizione. I Drawmind, come gli sculpture mind, si mostrano come una sorta di frequenze immaginarie, appaiono sulla tela come mappe concettuali, attraverso la linea, il segmento. La linea è il mio strumento per indagare, essa è energia per esprimere energia, tensione. L'equilibrio, l'ordine e l'autocontrollo sono fondamentali nel mio lavoro. Cerco la precisione assoluta, una perfezione maniacale, e come atto finale i Drawmind vengono laccati di modo da portare ancora di più all'esasperazione l'aspetto maniacale di perfezione, la freddezza del gesto, esaltare così il segno, bloccare per un attimo il flusso e soffermarci su quel frangente. Questo è il mio lavoro. Essere artisti a Berlino o in Italia è la stessa identica cosa.
sei sempre comunque un artista. Cambia che una città quale Berlino, capitale d'Europa contemporanea, fresca, in continuo divenire, come dicono qua, sehr cool, c'è apertura. Certo, il rischio è di finire dentro a un minestrone invariato, però qui sei considerato un artista, sei considerato per quello che sei, il tuo lavoro, il tuo fare arte è importante, non sei più un fannullone, un perditempo. Questa è una grossissima differenza tra l'Italia e la Germania, e Berlino in questo caso. Ma non credo assolutamente che la bellezza possa salvare il mondo. Certamente potrebbe aiutare parecchio l'Italia, perché come sappiamo, essendo un paese ricco di cultura e di patrimonio artistico, potrebbe semplicemente vivere di quello. Invece si è continuato a fare tagli su tagli e non siamo più riusciti a sfruttare quello che abbiamo. Il fatto che, tra l'altro, noi italiani siamo un popolo che è naturalmente predisposto alla bellezza, quindi quasi non ci facciamo più caso e quindi non la sfruttiamo, al contrario di quello che succede negli altri paesi. I paesi dove, del nord, esattamente, che hanno una maggiore attenzione per la cultura. Per esempio, non so se vi ricordate, un nostro politico ha detto che con la cultura, un nostro rappresentante politico ha detto che con la cultura in Italia non si mangia, mentre invece qui hanno capito che con la cultura si mangia, e come! Con questo nostro contributo vi salutiamo, ciao Italia! Ciao Taranto! Auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss! The blame, I must have let it might be between the very tide.